Buongiorno. Pulitina al camper e poi si cambia posto. Anche nevicato stanotte, quindi molto figo. Siamo arrivati in questo parcheggino molto molto carino. Ci siamo sfortunatamente solo noi. Il camper ha segni di guerra. Abbiamo beccato un po' di neve per strada, un po' di... Infatti dietro è ridotto proprio una merda. Soddisfazioni questo. Comunque è un'area camper gratuita, però qui non si capisce niente, gli schiacci ma non va, però comunque a pagamento, la corrente sicuramente, forse c'è, cioè, quasi sicuramente anche il carico e scarico è a pagamento, però fermarsi qui no, è gratis. Quindi niente, noi non facciamo né carico né scarico, tanto l'abbiamo fatto ieri, non abbiamo bisogno. E bom. Ah, qua funziona. Sono anche le panchine, i tavoli, il ruscellino. Questa è la cosa, praticamente è il posto più natura che siamo stati in queste ultime 2 settimane, infatti mi manca, devo dire. Buongiorno. Buongiorno. Siamo avvolti nel piumino perché fuori... Cioè, dentro stamattina io mi sono svegliata che c'erano meno 2,5 gradi. Adesso ce n'è meno 1,7 perché chiaramente abbiamo acceso la stufa. Che oltretutto ha fatto fatica ad accendersi perché mi sa che si è semicongelato il gas. No, ma non lo so. Vabbè, comunque si è congelato tutto e... C'è. Abbiamo il ghiaccio dentro. Dentro, sì, sì. Al camper. Dentro. Ah, mi sono cose che mi fanno ridere, non so perché. L'extreme a me fa proprio anche di qua. Il ghiaccio dentro il camper No, questo è il record dei record. -3 dentro il camper. -3. Sì. Ha fatto una minima di meno 3 gradi dentro. Fuori? Fuori una minima di meno 10 e adesso ce ne sono meno 9,8. Ma non funzionerà niente, non funzionerà l'acqua. Ah, funzionerà, si è congelato tutto. Aspetta, io ho sotto il... cosa? Vado sotto perché... che freddo. Che tempo c'era oggi, ma... Non si può vedere. Non posso vederlo, tanto è ghiacciato fuori, quindi... Si è ghiacciato ovunque. Vabbè, aspettiamo che la stufa faccia almeno un... Non so, un 15 gradi in camper e poi... Sì, è per un bel po', E poi usciamo. Vabbè. Allora, mi sono alzato per andare a fare la pipì e secondo me oggi si sarà rotto qualcosa perché c'è il ghiaccio. Praticamente nel rubinetto del bagno, all'interno, quindi spero che non ci sia rotto niente, però... Allora,
Allora, aggiornamenti. Abbiamo aspettato che la stufa scaldasse, ma la stufa non scalda perché il gas non funziona, si è ghiacciato pure quello. Quindi anche il fornello non si è ghiacciato, il boiler non funziona, la stufa si accende stranamente, non so perché si accende, però rimane... Vabbè, intanto rimane il ticchettio, non so perché. E poi fa una fiammella, adesso non si vede, debole debole, e poi si spegne da sola. Infatti è giusto... Leggermente tiepida, ma neanche, è fredda, anziché ghiacciata, è fredda. Anche il frigo si è spento. Qui non funziona più niente. Però adesso proviamo con il fornelletto quello portatile. Dentro abbiamo 2 gradi adesso, meno 9 fuori. Meno male che abbiamo sempre dietro di noi questo, perché altrimenti non riuscivamo neanche a fare una bevanda calda per scaldarci. Porca miseria, se fa freddo. Mannaggia. Qua è ancora ghiacciato l'interno. Pazzesco. Comunque noi non è che volevamo, cioè noi non è che ricerchiamo queste cose, Ma assolutamente. figurati. È capitato, io non pensavo che facesse meno 10. No, io ho visto che faceva massimo meno 7. Sì, ma meno 7, però a meno 10 è peggio, cioè a meno 7 non si Meno ghiaccia anche il 7 gas, era a meno 10 arrivata si è a un ghiacciato grado anche... dentro. Quasi anche il gas, perché i fornelli e il boiler e il frigo non vanno, la stufa sì, però pochissimo, non si capisce. Con i piedi ghiacciatissimi. Elisa sicuramente anche di più ancora. Però siamo riusciti a farci un bel caffè fumante e adesso Elisa si prepara il tè. Meno questo. Ok, andiamo a vedere com'è fuori. La situazione. Tutto bello, bello, bello ghiacciato. Mamma mia. Porca miseria. No, così non l'ho mai visto io. Assurdo. Cioè questo è ghiaccio dentro. Terribile. Qui no, qui c'è ghiaccio dentro e fuori. Così, però sta arrivando il sole. Si vede. Aspettiamo che riscaldi un po' l'ambiente. Comunque la stufa sta leggermente scaldando, ma poco poco abbiamo 4 gradi, 5 gradi punto zero dentro. Intanto decidiamo. Allora, oggi volevamo andare a Annecy, che è un posto molto carino, dicono, con un laghetto, molto molto carino. È solo che è sabato, dobbiamo passare a fare il GPL perché adesso guardiamo il meteo che se fa di nuovo come stanotte la stufa la teniamo accesa stavolta perché noi di solito No, dormiamo fa se... massimo meno 3 stanotte. massimo meno 3, allora può stare spenta la stufa. Perché noi dormiamo sempre con la stufa spenta, sempre. Perché intanto fa troppo troppo caldo con la stufa, cioè preferiamo Si dormire, soffoca. si soffoca, poi secca, la truma secca un sacco. E noi preferiamo dormire al freddo piuttosto che al caldo, però non al troppo freddo, cioè dormire con meno 3. Nei fatti alle 5:20 io ero sveglio perché beh, avevo freddo, però mi ero tutto accucciato dentro le coperte, però non ho acceso la stufa, ho detto vabbè posso resistere, sono le 5:20, vedo se riesco a addormentarmi ancora un po', poi ma alle 6:30, 7 così, 7, 7:30, non 6:30, magari l'accendiamo. Mi ha preceduto Elisa, però... Non si è accesa la stufa, cioè si è accesa, ma è come se non funzionasse, non so come è possibile. Però io passerei lo stesso a fare gas.
Meglio Perché perché comunque domani e Bombolone domenica potrebbe essere chiuso ecco. e già lo stiamo per finire, è meglio non avere Infatti. l'ansia. No, ma poi più il bombolone è pieno e meno c'è la probabilità che si ghiacci, quindi adesso siamo a un quarto di serbatoio, ci è durato tantissimo, perché oggi è sabato, quindi sono esattamente 2 settimane che siamo in viaggio e non abbiamo ancora fatto GPL, e quindi ci è durato praticamente 2 settimane. Sì, girando di giorno, quindi non avevamo la necessità di accendere la stufa, però oggi lo andiamo a fare, che non so come si fa, perché qui in Francia, a differenza dell'Italia, il GPL si fa da self-service. Solo che non l'ho mai fatto, però non penso che sia così difficile, no? Sarebbe come fare gasolio, incastrare con la pistola. Esatto. Vabbè, siamo qui a perdere un po' di tempo, perché così intanto aspettiamo che tutto si scaldi. Adesso vediamo se ci sono stati danni ai tubi, più che altro. Perché è tutto ghiacciato, chiaramente, scarico, Vabbè, carico, c'era la tutto, starlattite sul sì, la starlattite lavandino. sul lavandino, tutto ghiacciato, tutto. Quindi spero che non si sia crepato qualche tubo. Spero di no. E boh, niente. Mi aspetteremo qui finché, perché ho paura che non si accenda neanche il camper con questo freddo qui. Già con meno 7 l'altro giorno ho fatto fatica, a meno 10 peggio, molto peggio. Vorrei mettere il termotop, quello che preriscalda il motore, però sono povero come la merda e quindi non posso permettermelo. Allora, proverò ad accendere il camper perché secondo me... Madonna, guarda la maniglia. Che secondo me... facciamo prima scaldarci con l'aria che c'è davanti, se si accende, che ghiacciata. Non si apre. Ok. Cioè c'è il ghiaccio de dentro. Si vede? Vabbè, questo è proprio brina interna. Si accenderà mai. Devo fare almeno 4 giri di candelette per forza. Ok, proviamo. Adesso metto l'aria sui vetri, anche se si scalderà chissà quando, perché questo qua è proprio... Ok, la stufa si è ripresa, solo la stufa, però fornelli, boiler, frigo non funzionano, non so perché. E qui si è scongelato, ha fatto il suo lavoro, il motore, molto bene. Adesso partiamo verso NC. E sono 3 ore di strada. In queste 3 ore speriamo che si scongeli e più che altro speriamo che se non si siano rotti i tubi dell'acqua. Ok, abbiamo fatto anche GPL, che qua in Francia è self-service. All'inizio ovviamente non sapevamo come fare, quindi poi ho chiesto alla signora che era lì e siamo riusciti a farlo. Praticamente dovevamo inserire la pistola e poi premere, tenere premuto un bottone che c'era lì, solo che io avevo letto, semiletto, che c'era scritto di schiacciarlo solo in caso di incidenti, cose del genere, però... no, in realtà c'era scritto di toglierlo in caso di incidenti, quindi dice di staccare il bottone in caso di incidenti. Quindi abbiamo inserito la pistola, abbiamo tenuto premuto, 11,27 euro. Yeah. Adesso andiamo finalmente ad NC. Molto bene, siamo arrivati a Annecy, si dice, NC. Annecy, e abbiamo parcheggiato in un posto gratuito, senza neanche per pensarci, però non è molto bello, cioè in realtà di per sé sì, perché probabilmente c'è una bella vista, però è pieno così di macchine, ma magari stasera se ne vanno. Quindi adesso sono le 14, no scusate, le 16, e andiamo a farci un giro sotto Annecy. C'è anche un lago, dovrebbe essere molto carino. Comunque le tubature si sono scongelate, pompa dell'acqua pure, tutto a posto. Adesso
e fortunatamente non ci sono danni, non si è rotto nessun tubo. Non è che ho la piena certezza, però se la pompa dell'acqua smette di funzionare quando è accesa, vuol dire che ha mandato in pressione tutto, e quindi se ci fosse una perdita ripartirebbe dopo un po', e non è ripartita, quindi... Elisa intanto sta lavando i piatti accumulati, perché oggi ci siamo fermati a mangiare anche su un colle molto carino, però non abbiamo filmato. I colli arrivano fino a 1000 metri. Sì, comunque. Qui colli 1000 metri, boom, stop. Però sembra di essere in altissima montagna. Sì. Guarda, guardate Elisa, guardate. Minchia, che palle. Tuffo del caffè. Arrivati in questo classicissimo parcheggio. Però qui c'è una bella vista. Però c'è una bella vista. Stasera sarà tutto illuminato. Sì. E non ci saranno più le macchine. Non credo. Comunque là c'è un camion. Bellissimo. Lì c'è un camper che secondo me c'è da quanto dice Stefano. E qua vive qui ed è questo un signore che sta girando in continuazione da quando siamo arrivati per tutto il parcheggio. E boh. Speriamo che stasera non vengano le macchine a fare i drift. Perché sennò ci dobbiamo spostare. C'è anche una fontana dell'acqua lì forse. Prendono i battelli per andare a farsi un giro, però adesso mi sa che sono tutti chiusi perché c'è nessuno, tutto spento. Si vede che d'inverno non c'è. Ora ci facciamo una bella passeggiatina lungo il lago. Questo è il ponte degli innamorati. Allora, siamo appena tornati dal giretto in sì. Dunque, diciamo che dopo che hai visto Colmar, boh, cioè puoi tornare a casa. È bella, in sì, per carità di Dio, è molto carina, però non ci ha detto niente. Molto carina, ma non ci ha detto niente, perché comunque siamo già stati molto presi da Colmar, che era tutta un'altra cosa, tutto un altro posto, tutta un'altra atmosfera. Carina, per carità, non dico di che cioè, non ci è piaciuta, però, ripeto, non ci ha detto nulla. Comunque, noi adesso siamo tornati, ho fatto qualche piccola ripresina, e, boh, adesso ci riposiamo, che tanto sono ancora le 5:30. Poi mangiamo e si spera di riuscire a dormire stanotte. Siamo in sto parcheggio qui, quindi spero che non venga nessuna macchina a rompere le balle o queste cose qua che fanno rumore, eccetera, eccetera. È un piazzale gigante, infatti lì di, verso di là c'è un camper che secondo me è stato il più geniale, che si è messo in orizzontale in un punto dove non rompe le balle a nessuno e secondo me anche in piano. Però ho pensato che quando andranno via le due macchine davanti faremo le persone cozza e ci metteremo davanti, perché almeno saremo a lato del piazzale a non rompere le scatole a nessuno e siamo anche più tranquilli, anche perché adesso dove siamo adesso siamo proprio in mezzo al piazzale, non è che mi entusiasmi molto, anche perché stanotte andranno via tutte queste macchine, quindi rimarremo da soli noi in mezzo al piazzale. Caso che vengano con le macchine che fanno testa a coda, drift e ste cazzate qua di che fanno sti i deficienti, non vorrei mai che no, noi in mezzo, ecco, quindi onde evitare ci sposteremo poi a lato del piazzale. Però è carino qua, comunque c'è questo questa basilica qui gigante molto carina, che ogni tanto suona una musichetta tipo Carillon, molto carino, sì. E bom, e poi domani torniamo a casa, basta.
ci mancano le nostre montagne, la tranquillità, la solitudine, la pace, il fuoco, gli amici, la famiglia, tutto, quindi torniamo.